Io mi scopro spesso essere ambivalente rispetto alla BTE, perché da una parte voglio che, come dire, venga riconosciuta da chi la conosce e compresa. Dall'altra, quanto più uno comprende la BTE, quanto più dovrebbe scomparire la BTE. Perché se è vero che la BTE è un metodo che vuole farci stare sulla via, se noi siamo sulla via non abbiamo bisogno della BTE. Cioè, se la BTE corrisponde, dice delle cose, mappe e modelli che sono presi dalla via, quando sei sulla via sono lì. Li riconosci quando ti servono, quando ti accorgi che ti perdi, allora riconosci che stai trasgredendo alla via, allora è il metodo che ti viene buono per tornare sulla via. Quindi la chiamo ambivalenza, ma è proprio questo gioco, quanto più la comprendi, quanto più te ne liberi, e quindi la verifico, la falsifichi, no? Perché rimane l'essere sulla via. E poi l'altro aspetto è che in realtà, come vi ho detto spesso, io non ho mai pensato di mettere insieme qualche cosa. Cioè non è mai successo che io abbia cercato di dunque adesso devo fare quella mappa lì perché devo... È sempre qualche cosa che si è presentato, che è diventato evidente ai miei occhi. Però viene dal flusso della coscienza, dal sé. E quindi, di conseguenza, l'ambivalenza di cui prima, di conseguenza, se ho un intento o un desiderio anche, è che questo mette in condizione ciascuno di fare quel viaggio lì. Perché se tu accedi a quella dimensione che adesso stiamo chiamando pensiero integrale, per esempio, o comunque di connessione, questo gioco tra metodo e via, che a poco a poco si dissolve sempre di più, è davanti ai tuoi occhi. Se io devo avere un desiderio per chi ha fatto la formazione, è vedere e riconoscere che è in grado di stare sulla via, non tanto di applicare la BTE. Perché stare sulla via vuol dire avere compreso la BTE, perché è lì. Parole anche presuntuose, pretenziose.